Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Millie e io sono Jessie e oggi andremo a fare una bellissima sfida di arredamento. Già, allora io farò tema vacanze e tu? E io invece farò tema scuola. Già, lei ha scelto il tema, diciamo, pessimo per questo mese. Siamo a giugno e lei cosa sceglie? La scuola invece delle vacanze. Ma mi piace la scuola, che devo farci? Vabbè, io ho fatto bene scegliere le vacanze. Ok, allora prendiamo gli scatoloni. Ok, qui ne abbiamo tre. Già, non so, lei li ha scelti tre, perché? E in caso non finiscono questi, abbiamo questi. Va bene. Questi. Tutti questi. Iniziamo. Allora, con la sfida. Andiamo a cercare le cose. Allora, ci dividiamo. Va bene. Ok, tu vai alla scuola, sì, io vado al mare. Bene ragazzi, sono venuta nell'acquario perché qui ci sono un bel po' di cose. Allora, io direi di prendere queste sfere con i pesciolini che sono molto carine. Scusa? Questi palloncini si possono prendere? Sì, signorina, però io le volevo dare questa carta di credito, è nostra. Così ogni volta che viene da noi può usare questa. Ok, grazie, posso usarla già da ora? Sì. Perfetto, allora pago tutto con questo. Poi prendo questo, per tante conchiglie. Signorina, però non mi svuoti il negozio. Dopo gliele riporto. Prendiamo questi palloncini, non si sa mai. Anche questo squaletto, andiamo. No, non ci va più nulla. Vedi, io lo sapevo che dovevo portare anche l'altra scatola. Adesso chiamo Melissa e me la faccio portare. Tieni, ecco il tuo scatolone, io vado, ciao. Te ne vai? Sì. Va bene, ciao. Ehi, lo scatolone. Ah, scusa, tieni, ciao. Ciao. Bene, questo scatolone lo lascio qua, poi lo vengo a prendere. Oddio, che cos'è questa? La mela. Questo lo lascio qua. Questa te la puoi tenere, non mi serve. Bene. Aspetta, stavo pensando di prendere anche questo. Potrebbe essere carino. Sono tornata indietro non so quante volte. Prendo anche questo sugli animali, le balene, gli squali. Molto interessante. Gli animali non li posso prendere. Oddio, cos'è? Oddio, paura. Posso prendere i coralli? Certo. Ma avete tutti la stessa voce? Sì. Sono un'affettata. Ah, ok, prendo questo. E poi basta perché non mi piacciono gli altri. Buongiorno. Buongiorno. Qui posso prendere qualcosa. Vediamo. Che posso prendere? Questo. Ci metto una bella medusina. No, signora, le meduse non le può prendere. Signora, ok, allora ci metto un pesce, non ci va. Magari può prendere un piccolo polipetto. Polipetto? Va bene, grazie, arrivederci. Oddio, che esseri siete. Quanto mi prendi? Bello. Ovvio, vieni. Non c'entra niente con la sfida, ma io lo prendo. Che non so che animale sei, quindi ti prendo. Ho preso già tutto. Adesso posso andare. Ah no, qui ci sono le alghe. Ui, le ho viste adesso. Prendo anche questa rivista, queste maschere di bellezza. E signorina, non sono maschere di bellezza. Ah, vabbè, io vado, arrivederci. Mi dia qua, ti pago, ciao. Ciao. Allora ragazzi, eccomi arrivata a scuola. Non disturbo perché stanno facendo. Buongiorno! Buongiorno! Che ci fa qui lei? Fuori! No, mi serve la roba. Come? Allora, prendiamo questi. Dai, non si possono prendere. No, mi piacevano, vabbè, me li mantengo in mano. Non è bello, vabbè. Non me li posso prendere, non me li prendo. Signorina, mi servono per la lezione. Va bene. Mi può dare per il suo quaderno, grazie. La sapina, grazie mille. Ma sì, mamma, prenditi pure la bottiglia, che dici? Ora prendiamo questi libri.
Ecco qui. Prendiamo anche questo. No, non me lo posso prendere. No, signorina, che non se lo può prendere. Questo sì. I righelli. E poi prendiamo anche i pianeti, ovviamente. Ehi. Uffa, non me li posso prendere. Prendi bella, li devi mettere in mano. Non me li posso prendere. Eh sì, ma vedi, me li mantiene gli scatoloni. Vabbè, non te li prende. Vabbè, comunque. Oddio, aiuto! Chi è che è successo? Ma si è bloccato il computer! Mamma mia, una tragedia. Mamma mia, pensavo che era. Non urli, grazie. Si è sbloccato il computer! Una gioia! Una gioia pura, guardi. Si può prendere anche quelle medaglie, tanto la preside non se ne fa nulla. Io ho visto un segreto. Questo vecchio saggio. Me lo prendo. Oh, il professor Crumpet. E me lo prendo. Oh, Crumpet, come si dice? Crumpet. Prendiamo anche questo, il diploma. Signorina! Che vuole da me? Ok, basta. Non ho troppa roba. Direi, signorina, ma non c'entra niente quello che ha preso con la sua sfida. Non fa niente. Il libro vivente della scuola. Buongiorno. Buongiorno, io mica stavo mangiando una ciambella, no? Va bene. Gente strana. Lei è strana. Ok, mi sa di tornare a casa. Bene ragazzi, la sfida può iniziare, vero Meli? Inizia dare dare? Tu va, so. Tu. Ok. Bene ragazzi, iniziamo! Bene ragazzi, io la mia camera l'ho finita, ma dopo ve la faccio vedere più nel dettaglio. Adesso passo a Melissa. Bene ragazzi, iniziamo. Come, come, and you go, I see light up the sky. Need to know.
Bene ragazzi, questa è camera mia, adesso Melissa vieni che te la faccio vedere meglio. Va bene, arrivo. Wow, è un'esplosione di colori. Sì, siediti qui che ti mostro tutto. Non sporcare nulla, anzi togliti, ecco, mettiti qua. Adesso vi faccio vedere un po' i quadri. Questo è un quadro con le palme, molto colorato, molto bello. Qua ti spiega gli animali, gli squali, i delfini, le balene. Questi sono i tipi di coralli. Io ho questo qua rosa. Questo è la foto di un tramonto alle Hawaii. Ok, ci sono le palme e tutto. Questi sono tutti i tipi di conchiglie. Infatti io ho questa qui. Che dovrebbe essere questa. E questo qui che dovrebbe essere questa. Sono girata al contrario. Questi sono i palloncini che ho preso all'acquario. Sono molto carini, guarda, questo è un polipetto. Poi c'è questa pianta a forma di corallo, che è troppo bella. Poi vedo anche una luce a medusa, com'è bella. Dove l'hai presa? La luce a medusa? Non te lo dico. Su luci, ovviamente. Poi qui terra c'è il mio piccolo poppettino, che non so che animale è. L'ho chiamato Rosino, o Rosi, come lo chiamo? Rosino. No, meglio Rosi. Suggeriteci un nome qui nei commenti. Già! Poi ho messo queste palline così piene, cioè non piene proprio. Non so se fanno la neve oppure le bollicine. Però so solo che ci sono gli animali dentro, ovviamente. Qui ho messo questo bellissimo cerchio di fiori, che è troppo bello, troppo chic. Poi qui ho messo queste due maschere e questa rivista, che ho preso sempre all'acquario. Guarda qua. Oh. Sei un polipo. No, non voglio essere un polipo. Va bene, adesso togliamocela. Ok, sì. Siamo bruttissime. Molto. Adesso vi faccio vedere l'illuminazione. Ah, e poi ho preso questo scuoletto. Sì, l'avevo visto, è troppo carino. Guardate il letto a forma di conchiglia, molto chic. Vediamo l'illuminazione la notte, così si vede meglio. Questa lampada a conchiglia fa un sacco di luce. Molto bella.
Poi c'ho quella medusa, sciccosissima. Troppo, da duro. Poi questa qui, con la perla. Tantissima luce. Questa è una candela che pure fa un sacco di luce. Questa è la conchiglia, che questo quando voglio leggere qui, si vede benissimo. E poi ho le candele, che tutte e tre fanno una luce. Pazzesca. Vabbè, non pazzesca, no, non gigante, però ci sta. E bene. Ok, questa è camera mia. Facciamo ritornare mattina, quindi vedi niente. Infatti. Giorno torna, ehi, luce. Perfetto, allora vi faccio vedere la mia camera. Aspetta che arrivo, un attimo. Mettiti all'ingresso, non sporcare niente. Altrimenti, se sporchi i miei gioielli, cioè le mie coppe, dopo le ripulisci tu alla perfezione, che brillano. Ok, ma queste sono tutte le cose che hai... Non toccare! Che hai vinto a scuola. Sì. Perché ragazzi, voi non lo sapete, ma a Melissa piace molto studiare, quindi ha scelto questo tema. Già. Ha fatto la sua cameretta che non ha. E vorrei. Infatti. Allora ragazzi, qua ho messo un bellissimo letto. Rosa e giallo, anche un po' di bianco, così colorato. Poi ho un armadio dove metto ovviamente tutte le mie cose. Ovviamente i vestiti. Vabbè. Una scrivania con questa bellissima sedia a conchiglia. E ovviamente anche il tappeto abbinato. Ovviamente. Certo. E poi qui ho una lampada anche per studiare la notte. La notte. Per ripetere. Ah. Dai. Queste sembrano molto le lampade delle librerie, delle biblioteche, che stanno scure. Quindi ragazzi, allora, io ho pulito questi, li ho fatti brillare. Poi ho il mio diploma, questo libricino vivo. Ciao, ciao, io leggo. Mettiti al tuo posto. Che mi ha svegliato, come hai usato? Mettiti al tuo posto. Scusa. Allora, poi abbiamo i righelli. Diploma. Questi. Non me lo sporcare. E questo libro. Ci faccio le puzzette sopra. Questo bellissimo libro. Vabbè, ovviamente questo con la che hai anche sulla scrivania. Sì. Però sono diversi, scelte geografia. Questo alfabeto. Non si sa mai. Altri libri. Cose chimiche. Un bellissimo vecchio saggio e anche un bellissimo un vecchio professore saggio. Allora, anche una bottiglia, perché certo non si sa mai se devi bere. Facci vedere l'illuminazione, vai. Notte. Woo! Allora, per prima cosa che fa luce. Questi gioielli brillano. Direi, li ho puliti. Che bel diploma. E basta questo diploma. Li ho puliti. Perfettamente. Poi ho queste lampade. Ho queste lampade che non fanno tanta luce. Non fanno tanta luce, però sono belle. Sono belle, quindi sono chic. Sono chic. Poi ho anche questa, come ti ho detto, per la notte. Bella. E poi questa qui, che è tipo una palla. Una palla? Sì, guarda. E queste qui sono bellissime. Fanno anche luce al vecchio saggio. Sono un professore saggio. Vabbè, non fa niente. Allora ragazzi, noi speriamo che le nostre camere vi siano piaciute. Già ragazzi, mi raccomando, votate. Sì, votate, non vi dimenticate. Team vacanze contro Team scuola. Chi vincerà? Chi avrà più voti vincerà. E chi ne avrà meno, nel prossimo video farà una penitenza. Però ragazzi, mi raccomando, votate, altrimenti non lo possiamo fare. Votate me. No, me. Team vacanze. Team scuola. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video. Sono certa che nessuno voterà te. No. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.